Sparta. Sparta sorgeva lontana dal mare, nella penisola del Peloponneso. A differenza delle altre polis greche, non ebbe mai una flotta. Sorgeva ai piedi del monte Taigeto, in una stretta valle bagnata dal fiume Eurota. La leggenda narra che dal monte Taigeto venissero lanciati giù i bambini spartani nati deformi. Sparta fu influenzata dalla stirpe dorica, grezza, conservatrice e chiusa. La struttura di Sparta era diversa da quella delle altre poleis. Era formata da 5 villaggi, collegati tra loro da strade, e non aveva le mura di cinta, l'agorà e l'acropoli. Il potere economico era in mano agli spartiati, i membri delle famiglie guerriere più antiche, che possedevano anche tutte le terre e le ricchezze della città. Il potere politico era affidato a un gruppo ristretto di spartiati. Questa forma di governo si chiama oligarchia. Il termine oligarchia deriva dalle parole greche oligoi, che significa pochi, archè, che significa potere. Con questa parola si intende una forma di governo in cui il potere è esercitato da un gruppo ristretto di persone. La società spartana era composta dagli spartiati, ricchi soldati che possedevano tutte le terre. La società di Sparta era poi composta dai perieci, vivevano nella periferia ed erano commercianti ed artigiani, e dagli eloti. Erano gli schiavi, dovevano coltivare i campi degli spartiati. I campi erano la ricchezza principale di Sparta. I perieci, gli eloti e le donne non potevano partecipare alla vita politica della città. A Sparta, tutti i bambini fino a 7 anni crescevano in famiglia. Dopo i 7 anni, i maschi andavano a scuola e anche le femmine andavano a scuola, dove imparavano a leggere, imparavano a scrivere, imparavano la matematica. Ma la maggior parte del loro tempo era dedicata all'addestramento nelle palestre per diventare soldati. I ragazzi, infatti, dovevano allenarsi a sopportare il dolore e la fame ed erano sottoposti ad una disciplina rigidissima. Anche le ragazze si esercitavano nello sport, come la lotta e il lancio del giavellotto. Non erano tenute chiuse in casa e non dovevano svolgere i lavori domestici che venivano fatti dagli schiavi.